Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Peppino Tinari. Ciao Peppino, ben arrivato. Grazie, ciao. Grazie. Sigla. Ecco. Ciao Peppino, ben arrivato, come grazie, stai? Grazie, bene, bene. Hai trovato traffico? Un po', però ci si sbriga sempre, da qui è sempre poco il traffico. Da Guardiadere sei venuto? Sì. C'è un po' di traffico stasera? Non tanto, dai. Ormai siamo vicino, siamo in prossimità del Natale, si aumenta. Peppino, sono veramente contento di averti qua, anche perché fai questo lavoro che ormai vorrebbero fare tutti e nessuno sa la difficoltà che è fare lo chef. Tu sei chef di questo ristorante, ormai devo dirti che il tuo ristorante è conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, è riportato su tutte le guide. Tu pensa che quando vado a Milano si parla di Villa Maiella, del tuo ristorante. La cosa bella... Qual è questo, il tuo segreto? Non è il segreto, è una vita che fai questo lavoro, che stai in mezzo a un certo giro, quindi la clientela, i fornitori... È una cosa che è bellissima perché poi ci si ritrova tutti. Ieri sera avevo un cliente che a pranzo stava su in Piemonte, è arrivato per dormire, ti porta i saluti Mariuccio, una certa signora che c'è un ristorante stellato ad Asti. Quindi quando è bello. E questo ti dice, sono felice che quando ovunque vado parlo di te e tutti ti conoscono. È bellissimo. Senti Peppino, piace a tutti. Io quando ho detto a qualche amico che venivi qua in trasmissione erano tutti contenti perché sei un po' l'orgoglio del nostro Abruzzo, ti vogliono bene tutti, tutti vengono a mangiare da te, si mangia bene, soprattutto piace anche il calore, il fatto che tu ricevi sempre gli ospiti, sei una persona molto molto ben voluta da tutti. Dimmi, non è necessario far bene da mangiare? No, è un insieme di cose, quindi io penso che una persona come si comporta nel lavoro si deve comportare anche fuori dal lavoro, quindi i rapporti li deve avere con tutti, non puoi dire io sono e ti metti su un piedistallo. Cosa bella è stare con tutti, cioè voglio stare col politico, con l'uomo delle forze dell'ordine, con il professionista, col contadino.
con tutti e con i collaboratori e con la famiglia. Anzi, l'unica cosa che mi manca poco è la famiglia, anche se stiamo in attività e insieme a tutta la famiglia mia, mia moglie, i miei due figli, stiamo lì ma non riusciamo a parlare di cose nostre. E spesso mi capita che le migliori chiacchierate che ci facciamo al momento della doccia prima del servizio, che io scappo a farmi la doccia e ci sta mio figlio che o mi segue o sta già lì, e quindi lì parliamo. Sì. E molte volte, oppure dobbiamo fare delle riunioni straordinarie che dopo il servizio, la sera, a mezzanotte, l'una, fermiamoci un attimo e ragioniamo. Quindi mo dobbiamo iniziare dei lavori e abbiamo bisogno veramente di parlare, ma di parlare a livello professionale proprio. E ti rendi conto che o c'è il rappresentante, o c'è il cliente, o la telefonata, quindi non stai mai tranquillo. Quindi fuori orario, ti siedi, riprendi le carte, allora che si fa? E si va avanti. È dura, sì. Bisogna correre, però ce la dovremo fare. Quindi è tutta la tua famiglia che collabora con te? Sì, io, se cominciamo, se vuoi, anche sta ancora mio padre, che quest'estate mi annaffiava l'orto. Con i suoi saperi ho fatto tutto centralizzato, l'impianto, quindi apriva i rubinetti e chiudeva a posto. Mia madre sta sempre ancora con noi. La mamma, quindi sono i perni che stanno lì, ormai fanno parte di quella della storia e loro non li posso togliere da dentro la... Mio padre da fuori e mia madre da dentro la cucina assolutamente non si può togliere. Poi io e mia moglie siamo i perni che ora piano piano ci stiamo tirando indietro e stiamo dando una sicurezza ai due ragazzi a Pasquale e Arcangelo, uno sta in sala e l'altro sta in cucina, ormai loro sono le nuove leve. E la cosa bella è che vedo la nostra preparazione, quella mia e quella di mia moglie, e la preparazione dei due figli, nonostante che sono stati all'estero a lavorare nei Tre Stelle, quindi sono tornati da noi e hanno un modo di ragionare anche tra di loro, tutti e due. Quindi loro vedono le cose in una maniera più moderna, noi lo vediamo alla maniera nostra, quindi uniamo sempre l'innovazione, la tradizione e riusciamo a tenere un equilibrio e possiamo servire quello che il mercato oggi vuole. Quindi c'è una trasformazione. Sì. Cioè sì, la cucina segue un po' questo evolversi di questo mondo che corre. È un'innovazione continua. Tipo oggi le faccio un esempio, sono stato a pranzo fuori per lavoro e ho mangiato un qualcosa in un piatto che era la stessa cosa similare a un piatto che fa, non un piatto, a una decorazione. Questo era verde, da noi era giallo lo zafferano, ma la cosa era uguale. E mi sono chiesto io, Arcangelo dove l'ha visto? Ma se qua non ci è venuto mai a mangiare, come ha fatto a vederlo? Però so che lui cammina a passo con i tempi di oggi. Ah, ecco, vedi. Quindi ed è importante questo, seguire un filone come magari io ai miei tempi seguivo il filone di quello che tu volevi e magari tra io, ti faccio un nome, un collega tipo Marcello della Bandiera, che bene o male stiamo lì, che anche lui, noi camminiamo pari pari e alla fine... Non lo so, o per istinto, per una cosa o per un'altra, però è una cosa che di continuo si innova. Quindi c'è proprio un cambio generazionale, tu dici? Un cambio generazionale che ti dà, il giovane ti dà quella anche spinta, quella grinta. Anche se tu c'hai ancora 30 anni di lavoro, ce l'hai ancora. Ma io Beh, se io segui le orme dei tuoi genitori, insomma, almeno ancora 25-30 anni in cucina ci devi stare. Io ti dico, voglio stare attorno alla cucina, non lascio i fornelli, sai che dico io? Nel pollaio c'è un gallo, in cucina ci deve stare uno chef. Certo. Non può starcene tu. Cioè, è per me un rispetto che ho in quella persona che sta lì in cucina. Non faccio caso che è mio figlio, se lui sa fare, certo. Non vuoi andare a dire questo l'avrei messo così, o fai vedere che sposti solo una virgola solo perché tu sei lo chef. È molto bello quello che dici. Cioè, quella è una forma di rispetto. Però la dispogli da genitore e vedi la persona come professionista. Però non puoi dire, mo siccome mio figlio fa quello che fa, come lo fa bene, ha ragione. Cioè, là è un rischio. Però, prima di questo passaggio, Arcangelo è tornato da 3 o 4 anni dalla Francia. Man mano lui si è messo il peso, il fardello di caricarsi di nuovo personale, sistema suo, ha cominciato lui dai magazzini, ha ricominciato a rivoluzionare dai magazzini, ha cominciato a spostare, a mettersi le cose come faceva comodo a lui, poi ha passato alle celle frigorifere, è arrivato in cucina, ha spogliato la cucina di tutto, perché tipo, faccio un esempio, io apro un diretto in cucina mia e trovo 10 mestoli, però
ognuno di noi va, prende un mestolo, l'adopera e lo porta a lavare, prende un mestolo, l'adopera e lo porta a lavare, a fine tu non sai quanti mestoli c'hai perché alla fine rimani senza mestolo. Se tu ce n'hai solo tre, uno per da 100 grammi, uno da 500 e uno da 1000, quelli sono, quelli stanno lì, si prende, si adopera e si rimette a posto. Ecco la filosofia che io anche apprezzo verso mio figlio di questa cosa. Certo. Più roba hai, più ne sporchi. Meno roba hai, più sei quello che devi tenere, però quello che devi tenere ci deve stare. Certo. E quindi riesci a essere ordinato, riesci a essere pulito, non fai il casino. Che poi devo dire che il giudizio finale è sempre l'ospite che viene a mangiare. Quello a dopo, là è quando vedi il ristorante che guardi la platea e vedi queste persone. Alla fine dici, però, che bella clientela. Vedi dal professionista, vedi dalla famigliola, vedi dal ragazzetto di 22 anni a mangiare allo stesso ristorante. E là ti fa piacere perché riesce a soddisfare diverse fasce. Però delle persone che amano il cibo, che piace stare a tavolo, gli piace la convivialità. Secondo me, tra l'altro, in Abruzzo, proprio perché è l'Abruzzo, è difficile essere l'eccellenza. Perché? Perché mediamente si mangia bene un po' dappertutto. Ma siamo tanto cresciuti. Perché sì, perché io devo dire che in Abruzzo, guarda, si vede anche dalla mia pancia che ormai è aumentata, purtroppo ho preso un po' di chili, perché ovunque vai è difficile mangiare male. Ci sono dei ristoranti, uno è il tuo, dove devo dire, io sono venuto diverse volte, che si mangia meglio. Cioè non meglio, si mangia qualcosa di... È un insieme di cose. Di cose. È una filosofia che uno ha e dice, bene, io per il mio cliente non è che devo solo far da mangiare bene, cioè gli devi dare anche tutto. E quindi quando riesci a farlo stare bene, lo metti a suo agio, il problema non esiste. Quindi è un insieme di cose. Che importanza ha il vino nei tuoi piatti? Tanto. Io non sono all'altezza di giudicare tanto. Vabbè, ho l'esperienza di uno che mangia e beve, quindi sì, sono anche un praticone. Anche tu, diciamo che siamo tutta gente. Sono un praticone, perché per l'esperienza che fai va bene. Però io c'ho Pascal, lui sta sempre fuori, va in Champagne 4-5 volte l'anno, va in Germania. Certo. Visita le aziende in Italia, quindi vede, sente, conosce, assaggia e abbina. Lui è arrivato al punto di dire, papà, al menù degustazione, che noi sono 9-10 portatine, dall'aperitivo al dessert, dice, io devo cambiare le cose. Prima avevamo 5 calici di vino da abbinare su 10 portatine. Lui dice, ora io ne devo fare 10, non devo mettere solo il vino, devo anche aggiungere della birra e qualche aperitivo vecchio stile. Ah. Tipo una china per iniziare, e allora che fa? Al posto di servire 50 grammi di vino o 70, lui dice io ne voglio dare 35, però far assaggiare a ogni portata il piatto. Caspita. E quindi arrivare a quelle cose o arrivare a far assaggiare a un cliente un formaggio o dei formaggi e farti bere una birra, là comincia a dire, beh, qualcosa ci sta. Senti Peppino, questo format prevede che abbiamo un cantante che ti dedica una canzone. Mo' mi fate emozionare. Mo' ti facciamo emozionare. Per questa settimana abbiamo un cantante nuovo, emergente, Andrea Del Rosso. Sono molto contento di averti qua. Buonasera Riccardo, grazie per avermi invitato. E che brano ci canterai questa sera? Ho scelto un brano frizzante adatto allo champagne. Adatto allo champagne, un brano di Mario Biondi che si chiama Be Lonely. Grazie. Real thing.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo dalla pubblicità e dopo lo splendido pezzo cantato da Andrea Del Rosso, che ringrazio. Grazie, bravo Andrea, sono molto bravo. Grazie. Peppino, ma se uno viene a mangiare da te e ti dice: cosa mi fai mangiare? Quali sono i tuoi piatti? Uno che non mancherà nel menù, il maiale nero, quindi o dall'antipasto o dalla carne. Una pasta fatta in casa non deve mancare. Un dessert non deve mancare. Anche i dolci so che sono una delle cose. I dolci è la mia dolce metà, che è specializzata dalla sfoglia alle frolle a tutti i piaceri. Tutto a mano. Tutto a mano, abbiamo un laboratorio di pasticceria, zona calda e zona fredda, e per amore l'ho dovuto fare per mia moglie, perché lei è esigente, dice i laboratori sono zona fredda, certo, e zona cottura calda. Quindi, come ho accontentato a me in passato per avere in cucina tutte le attrezzature che volevo, ho dovuto fare lo stesso per la pasticceria. Ma per l'amor del cielo, quello che ci vuole in attività, e poi ecco, formare le persone, il personale che sta intorno a noi, farli stare comodo, lavorare bene, e cioè, il bastone è carota, ci voglio dare tutte le attrezzature, ma si fa diritti e doveri in cucina, quindi non si può trovare le accorciatoie, non si trova, no, o i semi preparati, assolutamente no. Ritorniamo sempre al discorso che per fare una grande cucina devi avere il prodotto di base buono. Però molte volte tante persone, tanti, ci laviamo la bocca che conosciamo quel prodotto e magari ti arriva in busta, sotto vuoto, da non si sa neanche dove. Certo. E per me dire una bugia a chi hai di fronte o raccontargli un fronzolo a qualcuno che ti viene a portare i soldi in casa, certo, per me è vergognoso, cioè veramente è vergognoso. Allora uno dice: bene, io me ne vado in una città, mi metto a un angolo, mi metto a vendere la roba così, va bene. Poi non dici niente perché non guardi neanche in faccia le persone. Però avere una persona di fronte, dire una cosa e fare un'altra, è grave la cosa. Beh, l'onestà è una delle cose più importanti. No, quella è la cosa che ti paga sempre di più. Alla fine, essere sinceri, tutti possiamo sbagliare. Beh. Io anche per primo, magari anzi a volte posso essere anche scortese col cliente perché si posso interpretare un qualcosa in un certo modo. Cioè io mi inagilisco subito se vedo un cliente che
tu lo vedi che ti viene per squadrare, per vedere, voglio vedere questo che fa. Ma vuole trovare il famoso pelo nell'uovo. Pelone, ma cioè, stai sereno e sincero, siediti, mangia, dopo di fa tutto, non mi piace niente. Benissimo, grazie, non tornare più. Però non puoi partire prevenuto, cioè, solo perché no, dai. Ma ci sono queste persone che partono? No, capita pochissimo, poco. Però ogni tanto ti rendi conto che ci sta quello che ti riguarda, oppure vedi un collega che ti viene a mangiare e non ti dice che è un collega. Per me un collega mi fa tanto piacere, che se ti viene a trovare, oppure se io vado a un collega mi fa piacere, perché che ci sta da nascondere? Però un collega che non ti dice niente, ti fa le domande come quando è un cliente normale, tu ti rendi conto che questo tipo di domanda lo fa un professionista. Ma allora a che serve nascondersi? Perché? Cioè, vuoi sapere una ricetta da me? Ma io te lo do, qual è il problema? Lo do ai clienti normali, perché non lo posso dare? Oppure che mi dici come l'hai preparato, oppure dove l'hai comperato? Assolutamente. Che tanto poi, anche se gli dai gli ingredienti, la mano ci deve essere. La mano è sempre la mano. La mano. E non c'è niente da fare, ma se fai già una stessa salsa con gli stessi ingredienti, con due pendole diverse e col fornello diverso, hai un altro risultato. Certo. E quello purtroppo glielo puoi insegnare. No, no, no. Quello... Dopo quel quid che ci metti in più, perché come lo giri un prodotto, già lì tu lo accarezzi o lo distruggi. Certo. E io quando i ragazzi in cucina che vedo, che mi trovo per passare, perché vedi io come l'intensità del bollore che è un prodotto, che è qualcosa che sta cucinando, oppure vedi che tipo di cucchiaio stanno adoperando per girare quella salsa, già da lì vedi questo c'ha la passione, lo può fare, oppure questo è negato. E a qualcuno glielo dico. Ti rivelo una cosa, io non so cucinare. Ma è meno male, e quindi stai così, bene così. Però mi piace mangiare bene. La cosa bella è che noi tutti italiani, qua lo dico col cuore, noi al 99%, al 90% abbiamo quel quid italiano che ti fa dire, però io farei così. Certo. E quello a volte è una pazzia, ma a volte veramente è qualcosa di interessante. Senti, ultimamente qualsiasi canale che si gira cucina. Ci sono giacche bianche che ormai basta, perché c'è cioè MasterChef America, MasterChef Italia, MasterChef Bambini, tutti MasterChef. Ma perché c'è questa passione per la cucina? Allora io non sono amante del calcio. Da quando ero bambino, perché mi escludevano gli più grandi e mi dicevano vai a raccogliere la palla. Noi giocavamo a palla sulla strada, quindi immaginati, il più piccolo andava a raccogliere giù per la collina il pallone. Quindi ho detto io questo non va per me. No, e ma comunque devo dire. In un periodo ho visto gente. Anch'io di calcio ti giuro che. E qua vedi tanti genitori che magari portano i ragazzi alla scuola calcio e li spronano perché devono diventare i campioni. E questo sta succedendo, la stessa cosa anche con i cuochi. Ma non è che tu vai a fare MasterChef e impari 4 piatti o 6 piatti e puoi fare lo chef. Di avercelo dentro. Le caratteristiche di uno chef è importante, cioè non devi sapere solo la tecnica, devi saperti relazionare col tuo personale. Devi essere preciso e poi devi capire che cosa vuole le persone che stanno al di là del muro, alla sala. Cioè tu puoi essere Dio, puoi saper cucinare il piatto più bello che vuoi, però dopo se non riesci a interpretare quello che vuole il pubblico, e ha voglia di, il ristorante è vuoto. Certo. E per di più dopo c'è la parte commerciale che i conti devono ridare, non puoi approfittare, devi pagare i fornitori, non è semplice. No. Guarda i ristoranti storici in Abruzzo, non è che ce ne stanno tanti. No, infatti. Nascono e crescono e muoiono, e quello uno pensa che è un business solo, che dice apri il ristorante e faccio, però... No, io la difficoltà so che è tanta. So che la difficoltà per tenere aperto un ristorante, soprattutto il tuo livello, è molto impegnativo. Poi io so che, tra l'altro, uno lavora dalla mattina, si alza la mattina, è un continuo, cioè non avete mai un attimo di pausa. Considera che questi giorni il cliente che si siede, a parte l'uomo d'affari che mangia magari a quell'ora e scappa, ed è giusto. Te lo dice, guarda, vado di corso, però c'è il cliente gourmet che alle 5:30, alle 6 la sera, sta ancora seduto al tavolo. Certo, quindi tu finisci il giro e devi ricominciare. Però dopo hai il personale in più, quindi fai fare i turni, fai andare via prima uno, dopo arriva l'altro, quindi devi avere anche il personale per fare questi turni, perché tu lo puoi fare un giorno, due, tre, ma quando è di continuo
dopo la persona vuole anche la sua libertà e il suo un po' riposo. Sì, perché chiaramente è molto gravoso come non lavoro. Non c'è cosa più brutta al ristorante quando le persone del giorno stanno ancora lì, che stanno per uscire, rientrano quelli che devono mangiare. Là ti uccince. Per me quella è la cosa più brutta del mio lavoro. Mezz'ora la sala si deve vuotare, non ci deve stare nessuno. Ti devi togliere la camicia, ti devi aprire il collo, devi stare un po' libero, ti rimetti a posto, prendi un po' d'aria e poi riparti. Certo. Se no... E in città non lo farei mai, se perché io... fuori da noi ti metti sul terrazzo, rivedi la natura, rivedi il mare, rivedi la montagna e dici, oh, bello, te ne vai all'orto o vado in fattoria. Io credo che la difficoltà di un cuoco sia quello di fare sempre lo stesso piatto nello stesso modo. Per me è difficile. No, assolutamente no. È facile. Allora, uno, questo ti caratterizza dalle stagioni, quindi lo stesso piatto non lo puoi fare per tutto l'anno. Certo, no, ma farlo uguale. Però prendi dei classici, tipo un ragù d'agnello, che tu adoperi il pomodoro in scatola, e deve essere un San Marzano preciso, o un pomodoro a pera, perfetto. Devi avere lo stesso agnello, la stessa pendola, lo stesso olio, e rifai uguale tutto. E la ricetta è quella, cioè la bravura di un cuoco è essere costante nell'arco del tempo. Poi... c'è un fattore che ti cambia un po' la cosa: se facendo questo ragù d'agnello o un agnellino più piccolo, allora devi capire che devi aumentare o la quantità di carne o la quantità di ossicina per metterlo nella salsa, nella stessa quantità di pomodoro, quindi aumenti o diminuisci il tipo di prodotto. E qua c'è la bravura proprio. Oppure quello ha una cottura più breve, l'altro ha una cottura più lunga. Dopo devi mediare così, come quando vai con la macchina, non è che metti, accelera e cammina. Cioè, mo si accelera e si cammina, però la macchina si modula da solo. Certo. Però quindi tu devi saper dosare l'andamento di questa cottura, di questo prodotto. Oppure le uova, ti faccio un esempio. Se io a gennaio adopero 10 uova, mi dà una consistenza nella pasta fatta a mano X. Consistenza e resistenza. Se lo adopero le stesse uova nel mese di agosto, per me quella pasta è più debole al mese di agosto che... a gennaio. Ah. E questo perché? Perché l'animale soffre, fa caldo e quelle quantità di proteine che quella gallina ha facendo quell'uovo ad agosto è inferiore a gennaio. Però questa è esperienza. Ma mo ti ho fatto l'esempio sciocco. Caspita! Però devi fare la pasta fatta a mano, lo devi fare sempre, tutto l'anno. Ma se tu dici, mo tanto ci sta chi me lo porta già fatto, il problema non esiste. Il problema c'era quello che te lo fa. Però quello che te lo fa dopo dipende se lo fa perché gli piace fare quella pasta e servirti un grande prodotto, oppure se lo fa solo perché io faccio la pasta, faccio 20 quintali e lo vendo a tutti i ristoranti. Quindi hai un prodotto omologato, uguale a tutti, di qualità, punto interrogativo, lo sa solo chi lo prepara. Ci illudiamo che è buona. Comunque è un mondo affascinante questo. Tanto, tanto. È un mondo affascinante. Tanto, quanto tanto. Lo ami questo mondo? Io per me, cioè, se ci togli questo... mi rimane poco, mi rimane solo i due maiali neri da andare a guardare, due cavalli e due asini. Perché, cioè, è la cosa bella è fare esperienza nel tempo, capire, vedere, osservare, guardare. Cioè, ma tu se... un cuoco lo vedi subito se a mano? No, aspetta, io quando vedo i colleghi... ragazzi giovani. Allora, o ci sta quel feeling che ti ci guardi, ci sei già diventato amico e quindi ti confidi e se fai i ragionamenti trovi le stesse, come si dice, hai le stesse caratteristiche, bene. Però se trovi quell'altro, un'altra tipologia che si atteggia, che dici io qua, io là, spumette, aria, non ci puoi parlare. Non ci puoi parlare. Tu fai, dici, uno è il cuoco di campagna e l'altro lasciamolo stare. Sì, perché tu... Prima, ritornando al discorso dei prodotti, sì. Noi non sappiamo che in Abruzzo abbiamo grandissime cose, ma grandissime. Però siamo sempre i poveri della situazione, è questo che io non arrivo a capire. Cioè, per me, quando un cliente abruzzese che mi dice, ma la pezzata rossa che è, dico, ma è possibile che non conoscete una razza di bovino che sta in Abruzzo? O la marchigiana? Sì, sì. Tipo ieri ho fatto, un cliente mi ha detto, Peppi, quella lombata, ho dato una lombata a un amico che voleva mangiarsela a casa, di marchigiana. Mi ha mandato un messaggio, mi ha detto, splendida la carne, eccezionale. E questa era una lombata di marchigiana frullata 30 giorni. Ce l'abbiamo in casa. Certo. È la cugina della Janina, non ci dobbiamo dimenticare.
è vero che una parte di produttori, di allevatori, se lavorassero un po' più per soddisfare le nostre esigenze, cioè per selezionare anche la razza, sempre selezionare per arrivare a un qualcosa di speciale, ma questo piano piano ci si arriverà. Comunque è un mondo sconfinato da come sto capendo. Ma è una cosa bellissima, perché a me dopo piace parlare col veterinario, piace parlare con quello che c'è al mattatoio, piace confrontare la carne che allevo io dei miei maiali con quello che l'alleva biologico. E qualcuno, un dottore, ho detto: dottor, voi state allevando i maiali biologici? E il mio maiale come? Questo mi risponde: tu non fai testo. Ma non lo so perché mi ha detto così. Io ho detto: io l'unica cosa che so è che i miei maiali non mangiano le farine, punto. Sono contrario. Certo. Mangiano i fioccati. Io ho fatto una percentuale di mais, orza, orzo, fave e carrube. Sei e anche crusca. Un dietologo a questo punto. Quindi fai la dieta al maiale. Ma giuro che ho avuto esperienza con persone esperte di nutrizione degli animali, cioè dei maiali, e mi hanno fatto dare dei prodotti al maiale, tipo i semi di girasole, che poi mi hanno creato con casino quando abbiamo fatto i salumi. E mio figlio, che è matto, è tecnologico pure lui, pazzesco, mi ha detto: tutto questo risultato è dovuto che questa mangia del girasole. Ho detto: Arca, perché mi dici questo? Perché il girasole ti dà un grasso che fonde a temperature alte. A temperature basse, cioè, capito? A temperature basse. Cioè, fa subito l'olio. E quindi questa carne, che è intrisa di questo grasso dovuto al che ha mangiato il girasole, è come quando si ti va a isolare la carne trita per la salsiccia, quindi quella salsiccia non si seccherà mai. Qui siamo già quasi a livello università, cioè, c'è... Però ecco, se fai esperienza e ti costa di tasca, dopodiché stai attento, perché dopo alla fine devi anche dare un prodotto che deve essere salubre, deve essere controllato da chi viene a fare i controlli, devi stare tranquillo, non è che puoi somministrare, non possiamo scherzare col cibo, non ci dobbiamo scherzare. Cioè non è vabbè tanto si mangia, no, deve essere sano. Certo. Beh, sano dal punto di vista della pulizia, cioè, delle temperature. Anche perché non deve avere che siamo quello che mangiamo. Certo, ma tanta roba che io dico, un grande agnello della Francia o della Nuova Zelanda, lì, mangiato lì sul posto è un discorso. Certo. Però quella carne, sì. Una volta che viene o macellata, oppure viene macellata senz'altro, poi viene abbattuta di temperatura, oppure viene messa sotto vuoto e viene spedita, ha degli stress. Ma si stressa, ma non perché viene trasportato con un camion frigo e basta. Quella temperatura che c'ha quell'agnello, certo, alla partenza, quando ti arriva alla fine, stai sicuro che ha subito dei shock termici. E quindi non può essere. Non può essere. Peppino, purtroppo mezz'ora, il tempo è finito per te, ma potremmo star qui ore e ore a conversare. Buona con te, giornata. Anche perché sei una persona veramente... Grazie. Ti voglio bene tutti, ti voglio bene anch'io Peppino, perché sei veramente... No dai, a parte gli scherzi, grazie noi di tutto. Non scherziamo mai. Dico ad maiura per il nostro Abruzzo. Questa puntata di Riconosciamoli è finita. Andrea Del Rosso, Peppino Tinari, un grandissimo chef, ciao. Un orgoglio del nostro Abruzzo. Alla prossima puntata, arrivederci a tutti.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it